assolutamente pazzeschi. Stiamo andando all'Artemisia a Tesero, che è un Airbnb che affittiamo regolarmente con Paolo Bacchi per fare dei video. KGPT! Ciao KGPT! Paolo? Paolo? Andato a far colazione? Oh, guardate che vi faccio vedere il set! Praticamente abbiamo una backlight sopra di me, che sta sopra proprio alle mie spalle. Poi abbiamo la key light, che vuol dire luce principale. Questa è una Falcon Eye 24, bellissima luce. Questo qui è il mio microfono. Qua c'è ancora una tazzina del caffè abbandonata, che schifo. SMB7. E poi qui abbiamo, nel buio, nella penombra, due macchine fotografiche, Sony A7 III e la 7S3. Praticamente Paolo monta mentre filma, raga. Questo è un Atom Mini, che gli consente di selezionare da quale camera prendere il flusso di registrazione. E questo è il set che poi vedete in alcuni miei video. Iniziamo. Sei un vlogger. Sono un vlogger. Questo lo monto per davvero. Questo lo voglio vedere. Cioè, scusa, puoi riprendere? Questo lo monto per davvero. C'ho un titolo per te, per YouTube, sei pronto? Vai. I'm quitting YouTube. Vecchio. Ehi. Non lo fare. Paolo Bacchi sta cercando di convincermi a non prendere la nuova DJI Osmo Pocket. No, non lo fare, vecchio. Sapete perché non vuole che io la prenda? Perché se io la prendo, poi la compra pure lui. No. Eh sì. No. No, vecchio. Do my Osmo Pocket. So if I actually drag my finger. Stiamo guardando le recensioni. Sono passati ormai 15 giorni, sto montando questo video e ho comprato l'Osmo Pocket. Non si entra però. Amici, ce l'abbiamo fatta, sono le 12:40 e abbiamo finito la nostra sessione di registrazione. Io e il buon Paolo. Comunque, piccolo recap. Non ero in grande forma, però abbiamo fatto 10 video in un giorno e mezzo, due. 11. Cioè, 11 video sono 11 settimane su YouTube già fatte e realizzate. Sapete come mi motiva Paolo Bacchi? Ogni giorno mi ripete: Dario, ma tu sai quanto ti costo oggi? Forse è il caso di fare un altro video. Dico, va bene, dai, facciamo un altro video. Oh, ma che carino che sei. Tu quanto sei bello, Quanto sei bello. Ma io ti schiaffo, ti spacco tutto, sei troppo bello. No, ma sei sporco da morire. Sei sporco, stalla. Oggi è una giornata impegnativa perché alle 10 c'è una call di team, alle 11 c'è una call di CDA, Yoga Academy, e poi oggi pomeriggio c'ho l'esame del corso di coaching che durerà tutto il giorno. E quindi poi dopo un po' uno va a vedere e dice: scusate, ma perché ci troviamo in questa situazione? Ma perché ci troviamo in quest'altra situazione? Faccio un esempio, domani Elio mi dice: raga, ma se noi spendiamo 200 milioni di AdSpost possiamo fare il salto? Io dirò: sì, okay. Noi possiamo spendere 200 milioni di AdSpost. È una bellissima giornata, io sto andando a mangiare da Tito Speck, super in rush di corsa, con Luca Ferrari che è qua in montagna con me. E sono super di corsa perché ho l'esame alle 14. Mentre mangiamo, studio, devo studiare. Tito Speck è un posto bellissimo, famosissimo ormai qua nel Trentino, dove si viene a mangiare vicino a casa mia. Nuovi strumenti di vlogging. Ecco il nostro tavolino di quest'oggi. Febbraio, si pranza fuori. Sì, fa troppo caldo. E io studio. Qui è la vista e questa qui è il piatto. Assessment, no? Raga, sono ancora in live, esame passato. Quindi sono effettivamente un coach, non sarò il coach di nessuno. Si pensa che in azienda la cosa più difficile sia vendere, gestire i prodotti e questa cosa qua, la cosa più difficile è gestire le persone, gestire i team e far sì che le cose funzionino bene ed essere dei bravi leader. E ho fatto il corso di coaching per questo. Per questo l'ho fatto. Io sono in ritardo, non trovo il portafoglio. Qua, let's go. Voi siete di precisini o siete di quelli che quando c'è da uscire non trovate un cazzo? Buongiorno! Buondì! Madonna che sound! Arrivati, la gita oggi è in Val Monzoni. Le ciabatte North Face sono la svolta per fare sport. Sono ciabatte da camping. Quest'anno mi sono regalato la splitboard. È uno snowboard che si sgancia, si divide
e diventano due sci d'alpinismo con cui puoi risalire, poi scendere in freeride. Unico problema, non nevica più da queste parti. Gli attacchi si staccano così, ok? Vengono via e la tavola si divide. E poi ci vanno le pelli. Queste sono le pelli della Barton. Madonna! Stiamo partendo. Però abbiamo un'oretta e mezza di risalita neanche. Poi togliamo le pelli e scendiamo. Bellissima giornata. Comunque da un po' di tempo che sto cercando la perfetta per l'outdoor. E questa qui, raga, è fenomenale per tracciare qualsiasi cosa sull'Apple Watch. Si chiama Work Outdoors oppure Work Outdoors. Amici, ci siamo. Malga, Monzoni davanti a noi. E ci abbiamo messo un'ora e un quarto. Arrivati. 650 calorie. Allora? Figo. Un po' stancante. Ora ricomponiamo la tavola e scendiamo. Questo, amici, è uno dei miei posti preferiti qua nei dintorni. Ho questa abitudine, ogni tanto esco di casa, stacco, chiudo il computer, magari me lo porto con me e vengo qua, in mezzo alla natura, e lavoro anche in mezzo alla natura. E mi piace venire qua perché per me stare a stretto contatto con la natura è un modo straordinario per ricentrarmi, ritornare ad essere un attimo più presente e consapevole. Poi mi piace anche star qua proprio a non far nulla, meditare, leggere, oziare quando posso. Ho qua che leggo Water Nuggets, che è una delle mie newsletter preferite, ed è una newsletter molto particolare perché non la possono ricevere tutti. Infatti è la newsletter interna a Marketers, inviata da Renato Gioia, che è il nostro Head of Growth e anche socio in Area Training, quindi la società che abbiamo aperto con Giulia Calcaterra. E Renato qualche tempo fa si è reso conto che durante le sue letture, davanti ai suoi studi, trova molte cose che sono interessanti sia per lui ma anche per i suoi soci e ovviamente per le società del gruppo Marketers. E quindi ha iniziato a pensare, perché non condividere ciò che studio con i miei soci? E ha creato questa newsletter che manda regolarmente a tutti i soci di Marketers. Ed è molto bella, molto interessante. Ha condiviso un documento di Andrew Wilkinson, che è il fondatore di Tiny, che solo nel terzo trimestre del 2023 ha dichiarato ricavi per 50 milioni di dollari con il 17% di EBITDA. Sto leggendo il PDF di Andrew Wilkinson in cui racconta come trova gli amministratori delegati per le sue aziende. Dice: quando il tuo business cresce, ti troverai molto spesso sopraffatto, un po' in burnout e soprattutto magari annoiato dalle task e dalle sfide che devi andare a gestire ogni singolo giorno. E poi dice: la maggior parte dei founders sono bravissimi a portare l'azienda da 0 a 1. Alcuni sono bravi a portarla da 0 a 10, ma la maggior parte sono terribili nel portare l'azienda negli stage successivi. Ed è lì che in qualche modo le persone si disinnamorano del proprio lavoro, del proprio business, e succedono brutte tragedie. Quindi alla fine Andrew Wilkinson, sempre leggendo, afferma che lui si è reso conto di essere uno starter, ma non un finisher. Che cos'è un finisher? Colui che riesce a portare i progetti alla loro massima espansione, alla loro massima realizzazione. E lui si è reso conto di essere bravo a lanciare aziende, che è un po' quello che siamo bravi anche noi Marketers. Più e più volte ci si è resi conto di essere bravi a lanciare aziende, fare quello step e portare un'azienda da 0 a 1, ma ora siamo in uno stadio molto difficile in cui stiamo iniziando a chiederci chi vogliamo essere, cosa vogliamo diventare e se siamo in grado di portare le aziende a stadi successivi. Ed è anche per questo che ultimamente sto parlando con tanti investitori, venture capital, per riuscire a capire il loro parere. Cioè vado da loro e gli dico: ma voi, al mio posto, che cosa fareste? Ed è una domanda che mi ha sempre aiutato nella vita. Quando non sapete fare qualcosa, quando siete incerti, andate da persone che hanno già fatto ciò che vorreste fare e chiedetegli sempre: ma tu, al mio posto, che cosa faresti? Ed è la domanda che faccio sempre quando compro delle mentor, delle coaching, delle consulenze con persone, imprenditori che hanno fatto cose più grandi di quelle che ho fatto io. E comunque la cosa interessante è che alla fine Andrew Wilkinson ha deciso di licenziarsi dal ruolo di CEO, di amministratore delegato, e delegare questo ruolo. Insomma, stavo pensando che forse il miglior modo per far crescere Marketers è dimettermi da amministratore delegato e trovare un CEO capace di portare le società a un nuovo livello. Comunque il vlog di questa settimana
settimana è terminato. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se volete altri vlog. Stavo pensando di portare avanti questo formato in cui ogni settimana filmo qualcosa di ciò che vivo, ciò che mi capita, ciò che leggo, e poi ve ne parlo nel vlog settimanale, sperando di riuscire ad essere costante. Ma fatemi sapere che cosa ne pensate giù nei commenti. Io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!